Salve, siamo qui allo stand della casa cioè editrice Midgard con Alessandro Chiocchia, che ci parlerà dell'opera che ha pubblicato con la casa editrice nella collana di poesia. Com'è nato questo libro, Alessandro? Ma questo libro è semplicemente la raccolta di poesie che io ho scritto nel corso degli anni e che a un certo punto ho deciso di raccogliere in una raccolta. È tutto qua. Beh, il titolo è già molto indicativo, si intitola Emozioni esoteriche. Sì. Se ci puoi dare una spiegazione di questo titolo della raccolta poetica? Ma praticamente fa riferimento a emozioni perché questo libro, queste poesie contengono soprattutto le mie emozioni, sia in positivo sia in negativo. Esoteriche si rifà un po' alla filosofia aristotelica, visto che le opere di Aristotele sono suddivise in esoteriche e esoteriche. Quelle esoteriche erano per la cerchia ristretta dei suoi discepoli. Quelle esoteriche con due S erano per tutti, per la divulgazione per tutti. E io ho scelto di chiamare queste emozioni esoteriche perché sono appunto rivolte a tutti, nel senso che fin da quando sono nate queste emozioni sulla carta, anzi sul computer, io le ho pubblicate sul mio blog, quindi sono state fin da subito per tutti. E queste poesie in quale tempo l'hai scritto? Sono delle poesie che sono più recenti oppure vengono da svariati anni di scrittura? Sì, vengono da svariati anni, non sono recentissime, risalgono a qualche anno fa. E sono anche molto legati alla musica, no? Tu c'hai un legame con la poesia, ma anche con la musica. Se ci Sì. vuoi parlare un attimo di questo tuo legame Ma con la musicalità. diciamo che alcune di queste poesie nascono dalla passione che io ho per la musica rock. E quindi dalle esperienze che io facevo, che ho fatto in passato con delle persone di mia conoscenza che appunto bazzicano nell'area del rock alternativo come musicisti, come cantanti, è stato un periodo della mia vita in cui appunto frequentavo questo ambiente e alcune delle mie poesie nascono da questa frequentazione di questo ambiente, dalle sensazioni, dalle emozioni che mi nascevano dai concerti, dai loro dischi, dai loro CD. Va bene, e noi ringraziamo cioè qui il nostro poeta, cioè Alessandro Grazie Chiocchia, è un libro che vi consigliamo della collana di poesia della casa editrice Midgard.